Si deve permettere una cosa di mettere in mano un culo a figlio, gli ha ucciso! No, ti prego, ti prego, no, no, ti prego, no, no! Devi saltuare tua madre! Sì! Sì! No! No! Vince, qua ci sta quello che mi avevi chiesto. Qua c'è il vostro compenso. I ragazzi vi accompagneranno all'aeroporto. Hanno portato dei vestiti civili e vi cambierete strada facendo in auto. Me l'avevano detto che siete un uomo che rispetta gli accordi. State in buone mani. Thank you.
Informazioni sull'uomo, chiami la polizia e i carabinieri. Rosine! 11 aprile 1945. Porta questo piatto, sta notizia mi ha fatto passare voglia di mangiare. I prigionieri scappano. Maurizio! Portami il telefono. Subito, non so cosa. Pronto? Sì, sono io. Mi dica. Sì, come no, tutto. Porti e aeroporti. Come no, abbiamo allertato anche le unità cinofile. Certo, signor prefetto. Certo. La terrò informata per qualsiasi eventualità. Vabbè, come no, certo. Grazie, anche a lei, sì. D'accordo? Salve, salve. E hai sbagliato persona? Dottor Corsa, sì, diteglielo voi. Sono una persona onesta, che smato sta? Sono un bravo padre di famiglia. Ma se non sei neanche sposato, tu non ce l'hai neanche una famiglia. Ma che vuol dire? Ero in procinto, me ne stavo formando una. Che cosa ha fatto? Dottore, vendeva grattini per i parcheggi. Ebbene? Erano falsi. Ah. Non è vero, tu. I grattini erano veri, i parcheggi erano falsi. E ne ero giudiziario. Sì, dillo al giudice quando ci sarà il processo. Eh? Dottor, è un momento! Dottor, commissario, scusate una parola! È una cosa molto importante, la giarice, è importantissima! È un momento! Vedi, non mi far perdere tempo, che stamattina non è giornata, ho tante cose da fare. Ah, dottor, ma che è una cosa molto importante. Devo fare una soffiata. Dategli un fazzoletto e portatelo giù alle celle. Ma quale celle? Quale fazzoletto? Cioè, voi non siete di Napoli. A soffiata significa che tengo una notizia importante per voi. E sarebbe? Ho saputo che stanotte nel porto arriverà una porta container piena di roba cinese contraffatta. Sapete come si chiama, no? Avvicinate, qua pure le mura ci hanno le orecchie. E chi te l'ha detto? Si vede che non siete di Napoli. Qui noi diciamo il peccato, ma non il peccatore. E tu, ma mo con le repicerie qua, che facciamo? Sì, lasciatelo andare. Ah, finalmente. Mamma mia, già facevi giù queste cose. Che Dio ve ne renda merito. Grazie. Tanto è buono, gli dico. Vattene, va. Dottor, grazie. Arrivederci. Le manette! Poi lui, là che per noi, si è fatta pesante. E specialmente per te. Lui, come dice mamma Marcello, perché gli uomini di Bagacana
stanno dappertutto. E non vedono loro che ci lo amiezza. Il capo è riuscito a scappare, ma fino a quando, lui? E basta, non fare l'uccello di malagurio. Ormai Vincenzo è libero e nessun carcere lo avrà mai. E chi lo fa dentro il barracano farà la fine che merita. Statta fermo, non sono solo, guarda là. Fa fin di niente. Andiamo via, scappiamo subito con la macchina. Via! Licenziare quell'uomo? È certo che lo licenzio. E hai visto che mi trovo licenzio anche te. Bravo caro, licenziali tutti e due. E non lo potete fare. E perché? Perché quello là c'ha delle amicizie molto importanti. E quando è così, revoco il licenziamento. Ma come revoco il licenziamento? Questi sono due imbecilli. Signor, badate come ha parlato, due imbecilli. Casomai uno. Lui! Buongiorno ai presenti. Ah, ci mancavano pure questi stamattina. Buongiorno, siete venuti qui per l'iscrizione? Niente iscrizione, siamo venuti per l'estremunzione. L'estremunzione? E che c'entra, scusate? C'entra, perché se non pagate è quello che vi faremo. Ma perché chi è morto? Caro, ma cosa dicono questi signori? Aspetta, cara, risolvetela voi questa situazione, visto che avete detto che avete delle amicizie. Parlate con loro, che sono i miei nuovi amministratori. Ah, quindi voi sareste i nuovi amministratori. Vieni, cara, andiamo a fare la sauna. Allora, a busta, arrosto. Allora la prendete o vi devo dare l'estremunzione? Scusate, ma questa estrema unzione è una cosa che fa male. Fa male assai. Bambù, prendi la busta e dacela. Ma quella non è ancora piena. Se non ce la diamo, caso ammazzata.
siamo sicuri che questa è la busta che vanno a trovare questi due? Ma scusa, ma perché? Quale altra busta vorrebbero avere? Di che sta da rimba? Sì, ma tu l'hai visto bene in faccia a questi due? Vabbè, ma quelli potrebbero essere, che sono due ispettori della SIA. Ah, SIA! E vi volete sbrigare? Stiamo perdendo la pazienza. Giusto! Sai che non ci avevo pensato! Allora gliela do io! No! Gliela do io! No, Ciarocchio! Quella è la raccolta differenziale! Ciarocchio! Ciaramo tutti e due! È capace che ci passa l'assunzione, capito? Mi dà sì! Ecco qua! C'è tutto! Ecco! Dove vai tu? Ma che sta succedendo? Mettete i ferri a terra. Piano. Ah, oh, Vincenzo Savastà. Questa è zona d'osta. Di Salvatore Barragano. Che non ci ha vista sta. Dove devo o non devo stare, lo decido io. E non mi faccio ricere a non scagnozzi di terza fila con me a te. E mo' iatevin, o renderete conto a me personalmente. Vincenzino bello! Tirate quella bella lezione a chi le riusciva! Vincenzino nostro! Bravi, avete fatto scappare quei malandrini. Che vi avevo detto? Grazie a Don Vincenzino nostro che ci ha rinforzato. E va via dopo lo fernetto branco. Non so proprio come... Niente grazie. Gli amici dei miei amici sono amici miei. Ah, sono amici vostri? Certo, sono amici miei. E vi assicuro che me ne sono rimasti pochi. E col vostro permesso gli vorrei parlare. Prego! Ancora grazie! Ho saputo che Luigi è ancora vivo. Se si può dire vivo. Sta in rianimazione. In stato vegetativo. Alla Scalese, a Forcella! Fagli le due cc e tienimi informato. Va bene, dottore. Lo so che non mi puoi sentire, ma ti giuro, su quello che è più caro al mondo, chi ti ha fatto questo, pagherà. Parola di Vincenzo Savastano. Sei sempre stato un fratello per me, ma ora devi essere forte, devi tenere duro. Non ti preoccupa, stai rindo in mano a Dio. Dottore, faccio adesso due cc? E lei chi è? Sono venuto a trovare un amico. Ma io vi conosco. Voi siete quello del telegiornale. C'è
ti vede, sente e tace, camba 100 anni in pace. Tieni la bocca chiusa e scorda da faccia mia. Ma sono spiegato?